In questo mondo tante sono le differenze, tanti sono i cambiamenti. Questo è l'ultimo aggiornamento di un posto destinato a diventare sempre più grande, sempre più diverso, sempre migliore. Si vede un'ombra lì giù, una telecamera che registra le novità di questo posto. La ristrutturazione di questo hotel sta riportando nuova gente, riporta nuovi splendori. Ma questa ristrutturazione non è solo esterna, è anche interna. Possiamo notare come tutto qui dentro cambia, tutto ti fa sentire diverso. È apprezzando questa diversità che il nostro Mamit scopre nuovi orizzonti. Let's play. Ciao a tutti, scuole e peggiolini, sono MamitDD dell'Italia Sharks e vi do il benvenuto in questo 28esimo episodio. Ma vi sta piacendo questa vena poetica all'inizio dei video, queste riprese telecamerose tipo cinematic che non è cinematic? Ah, sapete che esiste una mod che ci permette di fare delle riprese un pochino più fighe? Cioè, ma ti stanno piacendo? Se ti stanno piacendo, spara un like. Cioè, i like sono quelli che fanno così e non quelli che fanno così, perché questi sono i dislike, questi sono i like. Comunque, beh, che cosa ne pensate? Che cosa ne pensi? Guarda, guarda, cioè, io ho sistemato tutto l'hotel. Dall'esterno qualcosa l'hai vista, ma io anche dall'interno l'ho sistemato. Qui devo un attimo spostare le casse. Purtroppo il bug texture continua a vedersi, è proprio... cioè... Se stanno vicino ad un blocco, tipo vicino al muro, si vede il bug. Perché vedi, se stanno vicino ad un vetro, no. Ci sono i bug di luce e non ci possiamo fare niente. A meno che, ragazzi, qua non mettiamo tutti i vetri e allora non si crea il bug luce. Comunque, guarda, guarda che figo. Ho ristrutturato un po' tutto. E anche l'esterno è stato ristrutturato. Ti faccio vedere. Ecco qua. Guarda, c'è tutte le finestre belle allineate, tutte le stesse dimensioni. Ho cercato di dare, guarda, 3, 3, 3, cioè ora c'è, ha una struttura questo hotel, lì c'è un 2, qui, ecco, va pian piano a creare un gioco diverso, delle forme diverse. Comunque rimane un hotel da una struttura tondeggiante. Poi qui in questa zona, che è tutta la zona delle scale per sistemare, ho creato questo contrasto tra gli slate brick, dovrebbero essere, sì. Sì, e i brick rossi, insomma, ci sono tanti miglioramenti, io cado nell'acqua. E anche la prima sala, il primo piano. Comunque non voglio fare questo, cioè basta, abbiamo già parlato, guardate, guardate le rifiniture. Queste potremmo metterci cadaveri degli zombie qui dentro, dei teschi, tipo The Forest, ecco. Oppure semplicemente niente, semplicemente figo, anche questi androni delle scale. E potremmo anche fare un sotterraneo, potremmo anche continuare, perché no, si potrebbe benissimo continuare. Ma non perdiamoci in cincischiamenti, guardate qua le lampade a muro, ok. Non perdiamoci in cincischiamenti, perché in questo episodio io voglio dare inizio alla ciuf ciuf, all'energia a vapore, mentre aspettiamo che qui diventa autunno, perché in autunno, probabilmente uscirà nel prossimo episodio, voglio fare una cosa molto molto carina sfruttando uno di questi alberi. Ragazzi, non ve lo dico, ma ci sarà, ah, early autumn, escono anche le banane, figo, figo, cosa possiamo fare con le banane? Non fate commenti. Ok, va bene così. Allora, detto questo, cominciamo a dar libero sfogo all'energia, ragazzi. E iniziamo a far funzionare qualcosa. Wonder Steam Power. Ecco qua, ecco. Perché mi ha sbloccato queste altre quest? Che io non ho fatto una benemata ceppa. Allora, questo no. Il Blacksmith, siamo andati un po' avanti. Where Refined Bloom. Va bene, ok, questo è tutto il ferro. Vabbè, al momento questo non ci interessa. Ragazzi, parliamo di energia. L'energia in questo modpack la possiamo fare con la steam power. Con come si chiama? Engineering, no, come si chiama? Porca miseria paletta. Immersive Engineering, mamma mia, quando divento mongoplegico e proprio non riesco a parlare. Allora, poi abbiamo un po' di engine soliti. Dovremmo avere
L'engine non redstone, ci dovrebbe essere l'engine tipo quella manovella. Come caspita si chiama? Engine a manovella. Il clock engine. Clock engine, vediamo un po'. Clockwork engine, GG. Come si crafta? Wind up trinket, che non so idea, questo ce li abbiamo. Questo come si crafta? E sta pizza, che slime based rubber. Abbiamo bisogno della gomma. Ragazzi, da dove la prendiamo? Slime ball? Le slime ball, propolis, pollen. Che? No! Guardate come hanno trasformato le slime ball. Cioè, lo slime con gli occhiali. Non ci posso credere. No, ragazzi, come si produce la rubber in questo modpack? Slime based rubber. Rubber tree seed. Ah, mi sa che devo cercare degli alberi della gomma. Allora, per il momento creare questo motore è un po' oneroso. Anzi, vi chiedo, scrivetemi nei commenti se sapete come procurarsi la gomma in questo modpack. Altrimenti, comunque, mi informerò un po' io. Allora, pensiamo a produrre la nostra energia. Oh mio Dio, è nessuno che mi avvisa. Eccoci qua, di mattina possiamo craftare il nostro boiler. Antrex Dario, sì è vero, piazzando il boiler nel mondo ti fa crashare, però poi ho notato che rientrando nel mondo comunque lo puoi utilizzare e il mondo non viene perso. Diciamo che se iniziamo a spostare, mettere e togliere sto boiler, cioè stiamo a crashare di continuo, quindi cerchiamo di posizionarlo in un punto e non ci deve rompere le balls. Detto questo, ho scoperto che per craftare il boiler abbiamo bisogno di una fornace. Una fornace diorite brick oven, cioè con qualsiasi tipo di cobblestone della terrafirma craft, non lo sapevo, possiamo creare una fornace. Ragazzi, magari me lo dicevate prima, così evitavo tutti i bordelli che abbiamo fatto per cuocere la roba e non la devo mettere per forza nella forgia. Allora, no, da qualche parte qui dovremmo avere della cobblestone. Se non ce l'abbiamo, la facciamo con lo slate. Con lo slate me la fa fare la fornace? Vediamo un po'. Abbiamo bisogno di 8 pezzi. Wow. E vabbè, sì, ciao. Facciamo così. Ecco qua, 8 pezzi, precisi. E craftiamo la nostra bella fornace, che te pareva anche con lo slate non ce la faceva costruire. Ma io lo sapevo. Con cosa vuoi che te la costruisco? Dacite, diorite, riolite, andesite, diorite, granite, gabbro, basalto, dacite. Allora, dacite ce l'abbiamo qua, eccola qua. Allora, ce ne servono 8. Vediamo se sono sufficienti o se addirittura le devo rompere. No, così no. Cioè, sembra un po' mongoloide. Sì, le devo rompere, ragazzi, arrivo subito. Eccola qua, Decite Cobblestone. Here it is. Ok, ora ci servono 4 pezzi di brass. Va bene più o meno tutto. Nel senso che vanno bene i brass sheet e vanno bene i plate. Che culo, ragazzi. Che culo. Ce ne avevamo 3 sheet e un plate. Cioè, proprio a dire, fai il boiler. Minchia, che culo. Allora, quindi ci mettiamo questa qua in mezzo. 1, 2, 3 e 1. Benissimo. Ora ci devi dare la nostra reward. Ci dà un survivalist toolkit, che non ho idea di che cazzo serva. Poi golden fluid pipe, stone fluid pipe. Dammi i reward. Chi se ne frega. Allora, thank you. Maize, wheat e copero. La copero è abbastanza utile. L'andiamo a mettere qua nel nostro deposito attrezzi. Ma questi semini di merda ce li ho tutti, non me ne faccio una ben amata ceppa. Ora ho anche questo copper. Avete visto il nugget? No, dove sta? Qui dentro. Non me lo fa aprire. Porca paletta, non me lo fa aprire. C'ho la chest bloccata, ragazzi, con tutti i copper dentro. Vabbè, inizio a metterlo qui dentro. Cos'è questo? Il cinnabar. Ah, figo, redstone. Ok, ora con il toolkit, il survivalist toolkit, dovrebbe funzionare che ci posso mettere. Che cazzo serve sto survivalist toolkit? Allora, sto survivalist toolkit, ragazzi, se ce l'abbiamo nella barra, praticamente ci aiuta a non far rompere gli oggetti quando li stiamo utilizzando.
cioè se abbiamo l'ultimo uso prima che si rompe l'oggetto, ce lo preserva e ce lo fa conservare. Quindi ha l'utilità di un cane attaccato ai maroni insieme ad un gatto attaccato ai coglioni. Quindi ho fatto pure la rima, quindi vattene da questo posto, non ti voglio. Allora, detto questo, vediamo un po'. Questa l'abbiamo completata. Qua ci dice Tools of the Trade, Guided Way, Estimate Innovation. La task order plan, ok, Estimate Innovation. Che cosa mi fa fare? Allora, Estimate Innovation. Innanzitutto, come si crafta? Brass sheet e un book. Oppure zinco e copper. Ah, sarebbe zinco e copper grezza. Dove te li piglio? Brass plate e brass plate. Brass plate con Cox of the Machine. Ah, però del flux, brass ingot e brass ingot mi fanno con lo stone hammer, mi fa due brass plate. Allora facciamolo così. Visto che non mi va di dannarmi l'anima per creare una cosa che comunque mi farà costare, cioè mi costa il doppio, perché ragazzi, se io lo crafto con questi lingotti qui mi costa molto di più fare questo libro, perché mi costa due lingotti più altri due, so quattro lingotti, cioè e vale la pena? Non vale proprio la pena. Allora facciamo un'altra cosa. La rolling machine. Ah, quattro brass ingot mi fa quattro brass sheets. Figo. Però la rolling machine la facciamo con sta ceppa. L'ideale, ragazzi, è fare questo questo qui, brass plate, quindi con una pipe e una pipe wrench. La pipe wrench si farma con un un iron ingot e tre lingotti di brass. Lingotti di brass però li dobbiamo trovare. Allora, wrought iron ce l'abbiamo. Io mi ricordavo che ce l'avevamo i lingotti di brass. Scusate, dove li abbiamo messi? Forse qua dietro? Ricordati, mami, ti ricordi? Dove cazzo stanno? Dove cavolo li abbiamo messi? Oh, ce li avevamo! Ci hanno fottuti i lingotti! Dove stanno? Mi ero dimenticato che stavano qua. Ok, 1, 2, 3. 3, 3, 3, 3, 3. E facciamo questa nostra wrench. 1, 2, 3. Benissimo. Questa pipe wrench, in pratica, dovrebbe essere la wrench della Steam Power. Ci permette ora, andando a prendere un semplicissimo tubo, di scazzarlo. Si dice proprio termine tecnico, hashtag scazzarlo. Vediamo come lo scrivete, perché in scalare, non lo so, quel termine del tutorial l'avete scritto bene. Quindi vediamo cosa scrivete del termine scazzare. Quindi voce del verbo scazziamo una pipe con questa branch e produciamo un brass plate. La pipe non si consuma, meno male. Ok, per cosa ci serviva? Ah sì, un book più una cacata di così. Per fare il book ci serve tre paper. Sì, paper, ve lo ricordate paper? Buon'anima di paper. E una leather. La leather la facciamo o quella di Minecraft, che non è... No, forse ce l'abbiamo, la trovo. Allora, poco male, ce ne frega un cazzo, perché la leather era pronta, quella della Terrafirmacraft. Quindi va benissimo questa, non perdiamo tempo. Facciamo un po' di carta, perché questa non ce l'abbiamo. Quindi la carta con le canne da zucchero normali. Facciamo della paper. 1, 2, 3, 1 qui, 1, 2, 3, asso, cavallo, re, 4, 5, 6. Lo scemo che sei. Estimated Innovation. Boom, baby. Abbiamo finalmente questo nostro libro, dove potremo leggere qualcosa di interessante su questa mod. Tanto di solito in queste guide del cazzo non ci dicono esattamente. Oh, però figo il libro. Oh, rocket. What the fuck? Rocket launcher? Oh my god, have you created a new weapon for when you need a bit more bang? The rocket launcher can fire a variety of rocket type. Cioè, tu mi stai dicendo che possiamo sparare i missili col copper? Che ti sparo i lingotti di copper? Wow! My god! Però, porca miseria, ragazzi, sto iniziando ad avere il sentimento, il sensore, come si dice nel 2016, che il creatore di questo modpack, in questo aggiornamento, ha inserito la OR di dictionary. Sono un po' dislessico. E forse ci permette di utilizzare tutti i tipi di lingotti per fare crafting. Questa è una cosa molto buona.
Questa è una cosa molto buona. Perché cazzo sta... Ah, i miei lingotti stanno qua nella cassa, che giustamente sta dentro al muro. Devo spostare quella zona, ragazzi, è inutile. Ok, allora procediamo con queste altre cose. Abbiamo da craftare uno spyglass. Spyglass, what is this? Spyglass dovrebbe essere il cannocchiale. Questo spyglass che c'ha di differenza? Ah, sono di due mod diverse. Abbiamo bisogno di 5 lingotti. Brass ingot o della terrafirma craft o della flex bead. Vediamo se dalla flex bead mi fai fare qualcosa. Brass nugget. Ah, vedete? No, questi sono degli altri. Ragazzi, devo produrre sti cazzi lingotti. Lo metto nella fornace. Tanto c'ho un blocco di brass. Dove sta? Eccolo qua. Blocco brass. In teoria me lo doveva far. Cioè, me lo avresti dovuto. Sì, ma io non... No, cioè, se me lo fai sciogliere mi dai lingotti, vero? Ok, praticamente un blocco di brass mi si è trasformato in un double metal sheet. Un double metal sheet, ovviamente, l'ho sciolto in 4 lingotti. Lo sto sciogliendo in 4 lingotti. Ma vi voglio far notare una cosa che ho scoperto guardando il video di uno youtuber straniero, ragazzi. A volte serve guardare i video degli inglesi, perché non so perché, c'hanno sempre, conoscono sempre qualcosa in più di noi, porca paletta. Hashtag porca paletta, se bestemmi anche tu in questo modo. E vi voglio far vedere come questo qui all'istante spegne, cioè raffredda questi lingotti. Cioè è una cosa fenomenale, ragazzi. Io ci aspettavo le ore, invece questo qua in 3 secondi tipo ha fatto 10 lingotti. Ho detto, come cazzo fai? E ora ve lo faccio vedere. È una tecnica semplicissima che logicamente dovrebbe funzionare così, però il mio cervello da semplice italiano non mi ha fatto arrivare. Porca miseria, arrivano gli zombie. Praticamente aprite un barile d'acqua, acqua semplice, vuoto, quindi ci mettete questo dentro. Guarda, si raffredda. Cioè è normale, se tu ce lo metti, si consuma pure l'acqua. Cioè se tu ci metti una cosa bollente nel barile d'acqua è normale che si raffredda. Ma perché non ci eravamo arrivati noi? Non lo so, ragazzi, non me lo chiedete. Ecco, mi si è rotta pure una di ste cose, ma va bene così. Io ho i miei 4 lingotti e con i 4 lingotti che caspita dovevo fare? Madonna, c'ho la memoria. Ah, lo spyglass. Spyglass, craftiamo questo. Me ne servivano benissimo 5. Ed è proprio per questo che ti dico, ci vediamo nel prossimo video dove continueremo questa mod. Ma penso che nel prossimo video sarà arrivato l'autunno. Se è arrivato l'autunno, ragazzi, non continuerò con questa mod, ma continuerò con l'altra mod. In descrizione hashtag il trenino. Ragazzi, hashtag il trenino, se sei arrivato a vedere fino a questa parte del video. Ci vediamo nel prossimo episodio, lascia un like, commenta e condividi se ti è piaciuto questo video. Ciao a tutti!